Dio vi lascia in quelle tenebre per la sua gloria. Qui è il vostro grande profitto spirituale. Dio vuole che le vostre miserie siano il trono della sua misericordia e le vostre impotenze il seggio della sua onnipotenza. Pace e bene, care sorelle e cari fratelli, ci troviamo ancora una volta qui dagli studi di Teleradio Padre Pio in San Giovanni Rotondo per commentare un'altra perla, un'altra gemma tratta dal volume terzo dell'epistolario di Padre Pio, dove sporge un nuovo insegnamento che finora non avevamo ancora sentito. Padre Pio parla delle tenebre che qualche volta possono avvolgere non soltanto le nostre giornate ma anche la nostra anima, e poi anche delle nostre debolezze, dei nostri peccati che fanno parte integrale, se non integrante, se non integrale della nostra umanità. Ma partiamo con il primo messaggio. È una lettera, per chi è addetto ai lavori, che Padre Pio scrive a una sua cara figlia spirituale, Raffaelina Cerase, appunto incorporata nel terzo volume dell'epistolario, dove le chiede di accettare le tenebre perché dopo arriverà la luce. Entriamo subito nel dettaglio, perché ha a che fare con la spiritualità di Padre Pio. Qui Padre Pio sta parlando esattamente della notte oscura alla quale sono stati sottoposti tutti i mistici dei vari secoli all'interno della storia della Chiesa. Ricordo soltanto Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, ma a noi interessa Padre Pio. Ecco perché chi vi sta parlando è oltremodo convinto del valore mistico del santo stigmatizzato del Gargano e anche da Santa Madre Teresa di Calcutta. È un periodo, sorelle e fratelli, forse lo abbiamo provato tutti, in cui pur pregando, chiedendo, inginocchiandoci, supplicando Dio che ci parli, Lui che è la parola fatta carne, Dio sta in silenzio, fa silenzio. Ma perché? Perché queste tenebre debbano forse perdurare a lungo, non terminare mai? No. È un periodo in cui Dio si, dice Padre Pio, schermisce per far brillare dopo di bagliori ancora più visibili quella che è la sua luce. Lui che è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, cioè per far brillare la luce di chi? Del Figlio di Dio, della seconda persona della Santissima Trinità. Ed ecco perché questa notte oscura, vissuta da Padre Pio e fortemente anche sofferta, può essere partecipata a altre anime. Però non bisogna che noi prendiamo paura, perché, e questo è il secondo passaggio del pensiero che abbiamo sentito oggi, le nostre debolezze, Padre Pio qualche volta in altri passi le chiama anche, permettetemi il termine, le nostre nefandezze, con nefandezze Padre Pio intendeva i nostri peccati più fragili, fanno supporto alla gloria di Dio. E qui c'è tutto il pregresso della teologia orientale di cui Padre Pio era uno dei più grandi esperti. La esemplifico così. Se noi osserviamo un crocifisso, c'è l'albero orizzontale, l'asse orizzontale, l'asse verticale dove è inchiodato Gesù, ma sotto i piedi della croce di Gesù che cosa c'è? Una tavolozza. Ecco, quelle sono le nostre debolezze che, attenzione, cito ancora il pensiero di Padre Pio, sostengono la gloria di Dio che è Gesù Cristo. E come Padre Pio avesse voluto dire, Gesù soffre, è inchiodato sulla croce, è appeso, quasi stramazza dal peso del suo corpo. Eppure tu, con la tua preghiera, con la tua notte oscura, con la tua sofferenza, con le lacrime che ti possono scendere dagli occhi, tu puoi fare da tavolozza per sostenere un po', cioè
compartecipare al peso delle sofferenze che per te Gesù ha portato sulla croce. Fratelli e sorelle, questo concetto vi prego di incorporarlo nella vostra cassetta degli attrezzi spirituale, perché veramente noi possiamo essere, come Padre Pio, corredentori alle sofferenze che furono di Cristo Gesù.